Esiste un luogo dove gli esseri umani hanno tutti la stessa missione. È un luogo che sta dentro ad ognuno di noi, dove chi si batte per il risultato finale ha la stessa importanza di chi si sbatte perché tutto funzioni per il meglio, senza per forza essere notato. Dicono che si fosse perso nel tempo, che si fosse spento. Dicono che è stato abbandonato e che sia rimasto solo negli occhi degli uomini delusi. Nessun battito vitale, nessun perché esserci. Solo tanta voglia di rianimarlo. Oggi qui si scopre il piacere dell'attesa, l'efficacia di un balzo, il fascino della fantasia, la capacità di concentrazione, la magia del sorriso, la forza di uno sguardo, il sogno di indossare un uniforme, lo spettacolo dell'istinto, il sogno di indossare un uniforme, quella della tua città. Chiamalo come vuoi, palasport, arena, palazzetto, domus, casa. Ciò che conta è il sudore che impregna i muri, l'emozione che lasciano le storie, i passi che avvicinano alla gloria, le parole che fanno crescere gli uomini, i palloni che rimbalzano, l'adrenalina di essere protagonista, l'urlo del capitano pronto alla battaglia, il tamburo che scandisce il tempo della festa, i colori, le note, le parole dell'amico seduto al tuo fianco. Un unico boato ad arricchire la storia della città degli eroi, dei signori. Un momento in cui tu vali esattamente quanto tutti gli altri presenti lì. Sì, perché nella gioia siamo tutti uguali. Questo è il luogo degli eroi, di chi ha voglia di credere in ideali, di chi non ha paura di accettare le sfide, di chi ha gli occhi della tigre e il cuore nobile. Questo è il luogo dove chiunque può essere protagonista, chiunque è libero di esprimersi in questo mondo che corre sempre più veloce. È il luogo dove fermi il tuo tempo e ne crei uno nuovo, insieme ad altre 2000 persone. Un tiro, un canestro, una caduta, una sportellata, uno scatto, il pathos, un canestro, il delirio. L'esplosione, la gioia che libera la tensione, la propulsione della parola, un balzo, un supereroe, il volo, un trucco, poi un altro, i muscoli che si tirano, abbracci che si fanno largo. Dicono che ora esista una ragione vera, un perché condiviso, perché il motivo per cui sei lì è lo stesso motivo del tuo vicino di posto. Questo è il luogo della festa. È il luogo dove tutti vogliono essere protagonisti, dove i bambini ammirano i loro supereroi in attesa di diventare grandi e sostituirli dentro a quel costume bianco-rosso. Sì, è il luogo che si era perso e che in poco tempo è tornato a splendere. Questo è il luogo che ogni riminese deve conoscere e raccontare. Questo è il luogo della rinascita. Questo è il Flaminio. Noi siamo pronti a riscrivere la storia e tu